Mi viene da chiederle, si parla spesso di cambiamento climatico, come sta influenzando e se sta influenzando anche questo nostro prodotto? Ma assolutamente sì. Guardi, quest'anno l'Abruzzo vitivinicolo è stato colpito da 2 anni da 2 sciagure. L'anno scorso la peronospora, abbiamo perso circa il 70% del raccolto, 220 milioni circa di euro di danni, il 20% dei danni a livello nazionale delle 11 regioni colpite, e quest'anno la siccità. Quindi questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici, perché l'anno scorso troppa acqua in poco tempo, che ha impedito agli agricoltori di fare i trattamenti come dovevano. L'anno scorso, cioè quest'anno, è una perdita del prodotto perché non ha piovuto mai e alcune zone sono state ulteriormente colpite. Ma come si risponde? Si risponde con la ricerca, con l'innovazione. Città del Vino, ad esempio, sta lavorando su dei progetti che consentono di sviluppare nuovi porti innesti, nuovi tipi di vitigni, insieme con tante altre organizzazioni che riescono a resistere di più all'acqua, o almeno a trovare più dove è l'acqua. Naturalmente, oltre a fare questo, bisogna potenziare le strutture per l'irrigazione.